apprendo dai giornali, ma dai giornali qualificati, non solo dall'ANSA, che è una fonte autorevolissima, ma dai giornali più vicini alle procure, dal Fatto Quotidiano, dalla Verità, vicinissimi ai procuratori, che la Procura di Firenze sta lavorando nell'inchiesta Open in questo modo. Ascoltate, ha sequestrato quella mattina che fece il blitz, non si sa più a quante persone, cellulari, computer, eccetera. Adesso tutto questo materiale l'ha messo insieme e sta lavorando alla ricerca del reato, perché come sapete non è che c'è un reato, non si capisce bene, un'inchiesta ma senza reato. Sta cercando con quattro parole chiave, cioè usa quattro parole chiave per cercare il reato. Quali sono le parole chiave? Le parole chiave, aprendo, sono Boschi, Gori, Lotti e Carbone. Sarebbero Maria Elena Boschi, tutti sapete chi è, Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, Luca Lotti, il famoso ex ministro, e Ernesto Carbone, che è un ex parlamentare d'Italia Viva. Gori non è d'Italia Viva. Non so se capite immediatamente cosa vuol dire. Vuol dire che la procura ha stabilito sulla carta che ci sono quattro colpevoli. Ha stabilito i colpevoli. Non c'è il reato però. Non c'è il reato. Il reato va trovato. Cioè si prende per parola chiave l'ipotetico colpevole, è ovvio, di non si sa che cosa, perché il target è quello. Cioè cosa ha deciso la procura? Che vuole incastrare queste quattro persone. Non sa cosa possono aver fatto. Prende tutto questo materiale e cerca, usando le tecnologie, usando la parola chiave, per vedere se c'è qualcosa, se qualunque cosa, non si sa assolutamente che cosa. Ora, ancora recentemente, uno come Antonio Di Pietro, che diciamo non è proprio il capo del movimento garantista italiano, ha spiegato che la giustizia funziona così: i magistrati devono trovare un reato, sapere che c'è un reato, avere la notizia di reato e indagare e cercare i colpevoli, le prove, gli indizi. Invece qui avviene il contrario: si stabilisce che ci sono dei colpevoli e poi si cerca disperatamente un reato. Questa è una violazione di tutte le regole e le leggi. E io dico di più, c'è niente da fare, possiamo questa volta parlare assolutamente senza nessuna faziosità e esagerazione di persecuzione politica.